E ciao a tutti ragazzi, io sono Alex e oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo nuovo video che ragazzi, incredibilmente, è uno squad builder. Poiché infatti era da mangiare il tempo che non vi portavo nulla di simile, ho detto, eh no. Con l'uscita appunto di tutti questi team of the season non possiamo non portarvi nessuno squad builder. E quindi ragazzi, eccoci qua a presentarvi quello che secondo me è uno dei migliori squad builder, considerando il fatto che è un'ibrida della Madonna, nella quale sono presente anche un macello di team of the season. Per iniziare però vi devo ricordare un paio di cose. La prima è come sempre di lasciare un bel mi piace, cerchiamo infatti di superare i 3005. E la seconda cosa vi volevo ricordare come sempre di passare da utcoinbank.com e utilizzare come discount code, come codice coupon, i codici Axel con 2 per avere ulteriore sconto. E detto questo ragazzi, andiamo a vedere la squadra. Mamma mia che cosa non è questo 4-3-1-2. Ma adesso ve lo andiamo a vedere un attimo da più vicino. Però vi posso dire subito che è costituito da giocatori buggati, ma buggati anche essendo team of the season, quindi è veramente la distruzione più totale. Partiamo adesso dal portiere Gianluigi Buffon, pagato 79.000 crediti. Ragazzi, dovevo essere sincero, la squadra all'inizio era un po' diversa, poi l'ho modificata due partite fa. Ho modificato solamente appunto i tre difensori, quali Evra, Chiellini e Buffon. Comunque devo dire che in queste due partite mi è piaciuto veramente un macello, e quindi sono anche abbastanza contento di averlo provato, anche perché costa veramente pochissimo. Infatti la peculiarità, diciamo, di questa squadra è quella che è costituita da giocatori che sono fenomeni, ma che poi non è che costano così tanto quanto magari costavano 3 mesi fa. Dunque, Buffon ha pagato pochissimo, ma passiamo adesso anche alla difesa. Da una parte utilizziamo Giorgio Chiellini, valutato 90, con statistiche fenomenali, perché infatti presenta 83 velocità, 95 difesa e 96 di fisico. E guardate un attimo, quanto ho pagato. 188.000 crediti, quindi è veramente pochissimo per un giocatore di tal statistiche. Veramente un fenomeno, è un muro soprattutto se affiancato da sto fenomeno. Jerome Boateng, team of the season, pagato invece 800.000 crediti, 32 partite, 1 gol e 3 assist, ragazzi. Lui è il muro di roccia dei vecchi tempi di Nazum Eleven, veramente un qualcosa di insorpassabile. Passiamo adesso ai terzini. Da una parte utilizziamo Evra, utilizzato più per intesa che per altro, ma anche lui non mi sembra così male. È stato espulso, quindi ho dovuto scartarlo e prendere un altro che avevo nella lista trasferimenti, però non mi sembra neanche lui così male. Alla fine statistiche abbastanza buone, l'unica cosa magari è la velocità. Passiamo adesso al terzino destro. Con terzino destro utilizziamo Gross Grois, credo si dica così, che ragazzi secondo me è buggatissimo. Infatti ha statistiche, non so perché mi dia 0 partite anche se l'ho utilizzato, comunque ha statistiche veramente fenomenali, sembra un giocatore veramente completo. Infatti se li guardate sono tutte all'incirca intorno all'80-78 e così via. Passiamo adesso ai centrocampisti, perché infatti qui la classe si alza. Abbiamo da una parte Nabil Fekir, che come sapete è uno dei miei giocatori preferiti, veramente mi piace un macello. 22 partite, 19 gol, 13 assist, 2 stelle per dribbling, 4 stelle in mossa abilità. Ragazzi, Fekir team of the season è una bestia, provatelo, non potete non provarlo, anche perché costa veramente poco. Come CC centrale utilizziamo Junior Malanda, che ahimè so che ci ha lasciato, non mi ricordo, un paio di mesi fa, se non mi sbaglio. Però ragazzi, posso assicurare che è un fenomeno su questo gioco, ha un fisico della Madonna e secondo me è la caratteristica principale che deve avere il centrocampista centrale del 4-3-1-2. Passiamo adesso all'ultimo centrocampista, che è infatti Ilkay Gundogan. Ragazzi, Gundogan in ogni FIFA mi piace veramente un macello, giocatore a mio parere fortissimo, valuta 32 partite, 3 gol e 9 assist. Ma passiamo adesso dal davanti, perché infatti ragazzi questo trio è un qualcosa di devastante. Abbiamo infatti come COC De Bruyne team of the season, 26 partite, 22 gol e 6 assist, 5 stelle per dribbling, 4 stelle di mossabilità. E secondo me sono statistiche che un COC non ha quasi mai, quindi veramente un fenomeno. Ma adesso passiamo agli attaccanti. Adesso vi presento prima quello che secondo me è l'attaccante più buggato di tutto il gioco. Infatti sto parlando di Pierre-Emerick Aubameyang, pagato 1.295.000 crediti. Ora forse costa un po' meno, ma ragazzi, 99 di velocità, 90 di tiro, 85 di passaggio, 88 di dribbling e 80 di fisico. Le statistiche parlano da sé: 22 partite, 34 gol e 11 assist. Veramente un fenomeno, ma soprattutto si è affiancato a questo giocatore, Alexandre Lacazette, 26 partite, 37 gol e 9 assist, 3 stelle di piede, 4 stelle di mossa abilità. Ragazzi, questa qua è la squadra, è un qualcosa veramente di eccezionale. Ma adesso direi di andare a fare un paio di partite e provarla in diretta.
E andiamo a vedere la squadra del nostro primo sfidante, ragazzi. Primo e ultimo, poiché infatti devo andare. Sto cercando di preparare più video possibile appunto durante la mia assenza. Non sono riuscito a farne un macello, però, ragazzi, devo appunto, dato che devo anche uscire, non ho proprio tempo, quindi vi porterò solamente questa partita, quindi direi di andarla a vincere sicuramente. Sì. Dai la casette. Dai la casette. Bravo, bravo così! E c'è il gol di Alexandre 1-1. Mamma mia quanto è forte. Mamma mia quanto è forte. Sì, Pier. Sì, Pier. Madonna il Pier! 2-1 al 52esimo. Pierre-Emerick Aubameyang. E ancora lui il Pier. E ancora il Pier che prende così in giro il portiere. Un po' a destra, un po' a sinistra. 3-1. Quanto è forte. Bravo Junior, bravo Pier, mamma mia il Pier, sempre Pier, che si fa? Ma quanto è forte! 4-1, è imbarazzante ragazzi, provatelo assolutamente. E ragazzi, abbiamo vinto, quindi ragazzi, spero, vi posso assicurare che questa squadra è fenomenale, non ho ancora perso nessuna partita, quindi vi posso assicurare, provatela e capirete quanto bestia è forte. Quindi detto questo, comunque, non mi serve altre cose da dire, lasciate un bel mi piace, io vi saluto e vi dico potente, al prossimo video, ciao a tutti!